un'idea molto semplice, non ha inventato nulla, ha messo insieme delle cose che già funzionavano in modo sparpagliato. E il principio che è stato a fondamento di questo progetto è stato quello di ritenere i ragazzi capaci di trovare in loro stessi la fantasia, l'energia e la comunicatività per poter costruire dei progetti di benessere all'interno della loro scuola. Sostanzialmente il modello positivo che può vincere, il gruppo Noi si chiama così appunto perché la solidarietà può essere una risposta molto, molto forte, molto importante a determinate forme di egoismo che si traducono anche in commissione di reati. Questa idea ha trovato immediatamente una risposta molto positiva, i ragazzi si sono impegnati da subito, non c'è stato nessun finanziamento se non appunto il dono di queste magliette che sono state realizzate su disegni dei ragazzi stessi. Ogni realtà ha costruito nel suo ambito territoriale ciò che ha ritenuto di costruire proprio perché si cercava di far nascere dai ragazzi stessi la progettualità e non imporre invece dall'alto e dall'esterno una progettualità che non avrebbe avuto successo, speranza di riuscita, e questo è stato il fattore vincente. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione di come sono capaci i ragazzi, se sollecitati nel modo giusto e lasciati anche liberi di esprimersi, ecco, come sono capaci i ragazzi di trovare un modo per stare bene loro e far stare bene i loro compagni. Questo progetto non finirà qua, perché oggi è stata l'espressione, diciamo, pubblica dell'attività che i ragazzi hanno portato a termine, ma che riprenderà l'anno prossimo coinvolgendo anche altre scuole, oltre a quelle che sono già state coinvolte questa volta e che hanno già, come avete sentito oggi, molti programmi per l'anno 21.